credo che sia un errore grave, quindi noi chiediamo a tutti i partiti e al governo che ritirino quegli emendamenti, perché per quello che ci riguarda la patente a punti dal 1° di ottobre deve partire. Dopodiché, come è noto, noi abbiamo giudicato insufficiente quel provvedimento perché riguarda solo il settore edilizio, seppur allargato a chi entra nei cantieri, ma non riguarda tutte le attività, tutti i settori come noi stiamo chiedendo da tempo, e al suo interno anche una serie di vincoli insufficienti e che va cambiato. Detto questo, il messaggio è molto grave, perché in un paese dove i morti sul lavoro e gli infortuni aumentano, in un paese dove il lavoro nero, il caporalato, lo sfruttamento aumenta, questi sono messaggi assolutamente sbagliati. Io non so chi l'ha chiesto, non l'abbiamo chiesto noi di fare quei prolungamenti o quei rinvii, e quindi non so il Parlamento, i partiti e il governo a chi stanno rispondendo. E dall'altra parte penso che il messaggio che deve arrivare deve essere quello di una battaglia che rimetta al centro il lavoro. In questo considero, oltre che il rinvio della patente a punti, molto grave che il governo continui a procedere con condoni fiscali e con una lotta che non c'è contro il caporalato, contro il lavoro nero e contro l'evasione fiscale.